torna in scena al Campania Teatro Festival i Promessi Sposi alla prova, caposaldo della drammaturgia contemporanea. Anna Teresa Damiano. Portare Testori a Napoli per noi è un'emozione pazzesca, perché come sta andando il teatro, che non crede più alla parola, soprattutto, e che non crede più al senso che questa parola è teatro. André Ruth Chamat, che riporta in scena 40 anni dopo I Promessi Sposi e alla prova, prima dello spettacolo del Campania Teatro Festival, parla al pubblico, ricorda il profondo legame con Edoardo e la necessità di ritornare ai fondamenti del teatro, alla parola che si fa carne, ossa, realtà. Dopo una pausa di cui non si vedeva proprio la necessità, oggi più che mai, ricomincia. Nella versione del 1984 Franco Parenti era il maestro, Giovanni Crippa, Renzo, uno degli allievi. Oggi Giovanni Crippa è il maestro. Un modo di consegnare, andare avanti e guardare che le cose veramente, se c'è un maestro, puoi diventare maestro. E se no tutto vale tutto e non è così. La lingua di Giovanni Testori è una foresta di segni, un viaggio, accoglie quella di Manzoni, riportando il romanzo alla prova della realtà, in un classico che, come tutti i classici, parla al nostro presente. Esistono tempi che sembrano diversi, quando si è ancora qui nel tempo, ma quando si è fuori dal tempo, quei tempi si fanno tutti uguali. A Napoli non è mai capitato di venire con una cosa così milanese, però siccome è molto universale e io credo molto potente e io credo anche molto necessaria, ce la faremo.